Sapevamo che il karting potesse diventare una carriera. Adesso, a essere sincero, la cosa sta assumendo proporzioni notevoli. E siamo un po' preoccupati, perché probabilmente finirà in Formula 1. Che Dio lo protegga da ogni pericolo, perché sono i pericoli della pista la mia paura più grande. Comunque sia, vorrei ringraziarlo, perché è un bravo figlio e quest'anno ha lavorato bene e onestamente. E questo per me è più importante di qualsiasi titolo. Pochi mi conoscono davvero. La gente non capisce quanto sia duro fare il pilota di macchine da corsa. Per vivere in Europa ho dovuto lasciarmi alle spalle, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, gli amici e la famiglia. E sono ancora giovane. Non faccio che combattere. Non ho mai avuto niente facilmente. È il momento. Ayrton è pronto a guidare una vettura di Formula 1. Credo che sia stato Dio a concedermi questa opportunità. E adesso mi sta anche aiutando a restare calmo, tranquillo, rilassato. Questa bellissima città con stradine stupende, ma inadatte a ospitare una corsa, no? Sì, infatti, sono arrivato all'ultimo minuto e ne sono rimasto sorpreso. Non ero mai stato a Monaco. Oggi ho fatto qualche giro di prova e per fortuna sono riuscito ad adattarmi al percorso. Non c'è margine per gli errori. Qualsiasi distrazione porterebbe a un incidente. Diciamo che per ora sono soddisfatto. Viaggiavo già molto come cronista della Formula 1 quando Ayrton iniziò a farsi notare a bordo di una Toleman. La Toleman non era proprio una scuderia vincente. La vettura era pessima e sicuramente non avrebbe mai vinto una corsa. Ecco perché quello che Ayrton fece vedere a Monaco durante quell'occasione fu di una genialità assoluta. Alain Prost è partito bene ed è in testa con un distacco notevole. Dietro di lui c'è Nigel Mansell, seguito dalle due Ferrari. Niki Lauda è quarto. Sesto Rosberg, settimo Manfred Winkelhock. Ottavo Ayrton Senna. Ma Senna sta facendo una grande rimonta. Era partito in tredicesima posizione e ora è settimo. Nigel Mansell perde il controllo. E Ayrton Senna supera Keke Rosberg guadagnando la terza posizione. E sbaraglia anche Niki Lauda. Ayrton Senna guadagna la seconda posizione nella parte più pericolosa del tracciato. Ecco che arriva Ayrton Senna, un talento davvero eccezionale. Pensate che ogni giro recupera 3 secondi su Alain Prost, il che è davvero impressionante. Prost fa cenno ai commissari, vuole che la gara sia interrotta. In realtà, da un punto di vista formale, è totalmente spassionato. Non c'è motivo di interromperlo. Vedo un commissario con una bandiera rossa. Interrompono la corsa. Si alza la bandiera a scacchi. Il che è incredibile. Prost si ferma e Senna supera la linea del traguardo prima di lui. Ayrton alza le braccia e gesticola con entusiasmo. Festeggia come se avesse vinto la corsa. Se avesse avuto a disposizione qualche giro in più, sarebbe sicuramente arrivato in testa. Avevo la seria possibilità di vincere, ma finché non superi il traguardo in prima posizione, non puoi sapere. La Formula 1 è polire denaro. Quando non sei ancora importante, devi anche affrontare questo tipo di cose.
Una beffa per Senna. Tuttavia, se non sarà campione del mondo quest'anno, lo diventerà in futuro, ammesso che la sua carriera continui. Ayrton Senna, la nuova stella della Formula 1. Sale per la prima volta sul podio delle premiazioni, dopo una corsa straordinaria. Che farai l'anno prossimo? Resterai con la Toleman? Che progetti hai? Non lo so, ancora non lo so. Non ho preso alcuna decisione. Non c'è niente di definito. Dovremo aspettare e vedere che cosa succede. Però non sarai soddisfatto finché non otterrai una vittoria. Se partecipi a una competizione, come una gara automobilistica, devi fare bene. Se no, è meglio che lasci stare. Passare alla Lotus fu una scelta perfetta per Ayrton. Era una scuderia che aveva vinto dei titoli mondiali e molti gran premi. Si misero tutti a lavorare sodo per Ayrton, decisi ad offrire al suo talento tutto ciò di cui aveva bisogno per vincere. Nel 1984, quando sono entrato in Formula 1, ero solo all'inizio, avevo molto da imparare e da realizzare. Ogni risultato positivo costituiva un progresso e mi dava una motivazione in più. Poi sono entrato in una scuderia più grande, la Lotus, e ho continuato a crescere. Non mi accontento, sto crescendo ancora. Quando mi capitano dei problemi, guardo sempre avanti. Se in una corsa non ho avuto grandi possibilità, mi dico, magari la prossima o le prossime 5 andranno meglio. Voglio dire, cerco sempre di migliorare. Anche da piccolo sapeva sempre cosa voleva e faceva in modo di ottenerlo. Ad esempio, quando andava a scuola, stava sempre attento durante le lezioni, così a casa non doveva studiare. E aveva tutto il tempo che gli serviva per andare sul suo go-kart. Indubbiamente Senna veniva da un ambiente privilegiato. La sua famiglia era benestante. Quando i suoi genitori compresero che desiderava fare il pilota di macchine da corsa, non ebbero problemi a sostenerlo mentre muoveva i primi passi nel karting. Ma sarebbe un errore ritenere che Senna arrivò in Formula 1 grazie alle possibilità economiche. Si era reso conto benissimo che per lasciare un segno profondo e duraturo nella Formula 1 doveva lottare e avanzare solo grazie al suo talento. Ayrton era insuperabile quando pioveva. Se le condizioni del tempo erano pessime e la pista diventava scivolosa, lui aveva una marcia in più. Ayrton Senna vince il Portogallo! La corsa all'Estoril fu incredibile. Doppiò tutte le vetture tranne una. È meraviglioso, una sensazione straordinaria. Sono molto felice perché al mio secondo anno in Formula 1 ho realizzato il mio primo sogno, quello di vincere un gran premio. Siamo convinti di avere i due piloti migliori al mondo, i più determinati e i più professionali. Quindi, se l'anno prossimo non dovessimo vincere in maniera regolare, non potremmo certo dare la colpa ai piloti. Per me a livello professionale è una grande opportunità. E a livello personale è una grande soddisfazione lavorare. Entrambi molto intelligenti e maestri nell'arte della guida. Ben presto la sfida divenne qualcosa che riguardava più loro due che gli altri piloti.
giorno all'improvviso capii che non stavo più guidando coscientemente. Come se fossi stato in un'altra dimensione. Il circuito era diventato un tunnel e io non facevo altro che andare avanti. Solo ora mi rendo conto che non avevo una percezione cosciente delle cose. Senna vuole stare in testa, vuole finire al primo posto. Ayrton Senna scarta sulla destra e supera Prost. Ayrton Senna passa al comando. Una volta ho chiesto ad Ayrton quando avrebbe smesso di gareggiare e lui: mamma, smetterò quando avrò vinto il titolo mondiale. In fondo al cuore sapevo che non era vero, lo sappiamo tutti. Ho detto che dovevamo conservare nella memoria i bei momenti passati insieme e finire così, con dei bei momenti. Per Ayrton Senna è una corsa contro il tempo. Deve integrarsi nella squadra e adattarsi alla nuova vettura. Dice di non trovarsi a proprio agio. Adesso la vettura non ha più i componenti elettronici impiegati l'anno scorso. Controllo della trazione, freni speciali e sospensioni elettroniche. Beh, quest'anno le vetture sono decisamente meno stabili senza le sospensioni a controllo elettronico. Di conseguenza sono più difficili da guidare. Quella mattina, quando si svegliò, chiese a Dio di parlargli. Aprì la Bibbia e lesse un passo in cui c'era scritto che quel giorno Dio gli avrebbe fatto il dono più grande di tutti, e cioè Dio stesso. Per Senna alla curva del tamburello. Lo schianto è stato pazzesco. Farlo respirare. Dai segni neurologici mi resi conto che il trauma alla testa gli sarebbe stato fatale.
anche a velocità di gara, il tamburello non è una curva in cui si commettono. Forse si era rotto il servosterzo. O la temperatura degli pneumatici non era ottimale e la vettura è slittata fuori strada. Resterà sempre un mistero. Ci fu una causa? A mio modesto avviso, si ruppe il piantone dello sterzo e la vettura divenne incontrollabile. Rappresentava il meglio del Brasile. Mi manchi, Sen. Non ti dimenticherò mai. I brasiliani hanno bisogno di cibo, istruzione e un po' di gioia. Ora la gioia ci è stata tolta. Mark, l'ultima domanda. Chi è o chi è stato il pilota contro cui hai gareggiato con maggior soddisfazione? Devo tornare al 1978, 1979 e al 1980, quando facevo karting. Ho gareggiato per la prima volta fuori dal Brasile, in un campionato mondiale europeo, come compagno di squadra di Fullerton. Si chiamava Fullerton. Aveva molta esperienza. Mi piaceva moltissimo guidare con lui, perché era veloce e coerente. Lo ritenevo un pilota davvero completo. Guida allo stato puro, gara allo stato puro. Non c'era né politica, né soldi di mezzo. Era competizione vera. Ne conservo un bellissimo ricordo.